Buonasera a tutti, sono Luisa, ho 33 anni, lavoro presso la ASL, faccio l'infermiera. Sono qui a chiedere e riflettere con voi e con Dusca. Sul carico del lavoro c'è per gli operatori sanitari, quindi per medici e infermieri, che lavorano all'interno del pronto soccorso locale nostro, ma anche lavorano all'interno di tutti i pronto soccorsi in Italia. E di conseguenza a tutta la presa in carico del paziente c'è all'interno di questa struttura. Questo argomento deve sensibilizzare i nostri, cioè Dusca, quindi tutta la parte della nostra politica locale, per avere un ospedale d'eccellenza, per chiedere un ospedale d'eccellenza, perché noi abbiamo un ospedale giovane, con professionisti motivati, felici del proprio lavoro e ovviamente con una popolazione fiera di avere un ospedale d'eccellenza e giovane al seguito. Sappiamo tutti nel corso degli anni che da tre pronto soccorso siamo arrivati a un pronto soccorso solo. Questo ovviamente c'è stato un aumento del carico di lavoro degli operatori che sono all'interno del pronto soccorso. C'è stato ovviamente un aumento di accessi e tutto questo cosa ha portato? Ha portato uno stress psicofisico agli operatori, che di conseguenza ovviamente sono esposti tutti i giorni, ogni ora, ogni minuto, ad un alto rischio di infortunio. Dall'altra parte troviamo la cittadinanza, che ovviamente il più delle volte è nauseata dal sistema. Dal sistema perché ovviamente arriva un pronto soccorso, ci sta 6 ore, quindi dice perché ci devo stare 6 ore? In tutto questo troviamo ovviamente una presa in carico, che viene fatta da un medico e da un infermiere all'interno della struttura, che alle volte viene fatta in maniera superficiale. Ma superficiale non vuol dire che sia il medico e l'infermiere vogliono il paziente lo vogliono mettere in una stanza e schiudercelo. È perché gli operatori sono veramente carichi di lavoro e ovviamente non ce la fanno a tenere tutto insieme, perché vengono chiamati mille volte per mille cose diverse. Quindi io chiedo a Dusca e quindi di conseguenza alla politica locale, insomma a lei, chiedo la possibilità di avere una strategia, una possibilità per migliorare il nostro sistema locale, perché ci sono le competenze da parte sia degli operatori sanitari, abbiamo dei buonissimi operatori sanitari, sia medici e infermieri, e queste qualità, capacità devono venire fuori, perché non possiamo in nessun modo permetterci di non avere la presa in carico generale del paziente solamente perché abbiamo degli accessi troppo elevati.